Ciao a tutti e bentornati su Elden Ring. Perché siamo su Elden Ring? Perché è uscito il DLC e questo sarà un video guida per i contenuti che sono stati aggiunti grazie a quest'ultima update. Il DLC si chiama Colosseo e riguarda sostanzialmente lo sbloccamento, tra virgolette, di tutte le arene presenti sulla mappa. Le arene che abbiamo già visto, no? Esplorando Sepolcride, esplorando Caelid, esplorando l'altipiano di Altus, o meglio Leyndell, che sono queste qua. Per esempio l'arena di Sepolcride che troviamo qui, l'arena invece di Leyndell che troviamo da quest'altra parte, che si chiama Arena Reale, e poi c'è anche l'arena a Caelid. Il video sarà diviso in tre parti. Inizieremo parlando delle modalità, quindi di quali sono le modalità attraverso le quali possiamo combattere nelle arene. Poi parleremo di dove si trovano le arene, vi farò vedere come raggiungerle. E infine vi farò anche vedere delle partite, una partita per ogni modalità. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, va bene? Di mettere like se volete, per aiutare il canale, è una cosa veramente importante, quindi mettete questo bel like. E vi ricordo anche che io vado in live praticamente tutti i giorni su Twitch, trovate il link in descrizione, venitemi a seguire assolutamente. Allora, parliamo delle modalità. Come vedete io sono alla tavola. Perché sono qua? Perché tramite questa statua di Marika è possibile accedere ai combattimenti in arena. Quindi da qua possiamo accedere a tutte le modalità. Vi spiego cosa significa. Intanto vi faccio vedere le varie modalità. Allora, la modalità duello è la prima. Intanto se vedete bene... Ecco, mi sono spostato un po' per farvi vedere. In alto ci sono quei tre stendardi: duello, alleanza marziale, ordalia selvaggia e cenere di spirito. Allora, quei tre stendardi riguardano praticamente la nostra posizione in rank. Determinano, anzi, segnalano qual è il nostro rank, ok? Quindi più vinciamo, più il nostro stendardo salirà e più il nostro rank quindi salirà. Allora, parlando delle modalità di combattimento, duello. La modalità duello si trova solamente nell'arena di Leyndell. Cioè, se voi andate a visitare l'arena di Sepolcride, all'interno di quell'arena non troverete la modalità duello. Se andate a Caelid non troverete la modalità duello, la troverete solo nell'arena reale. E nell'arena reale troverete solo questa modalità, solo la modalità duello. L'unico posto tramite il quale si può accedere a tutte le modalità è proprio questa statua di Marika che sta all'interno della Grazia, ok? Quindi questa è la prima cosa da sapere. Parlando della modalità duello, che vi ricordo è legata geograficamente all'arena di Leyndell, cosa succede? Combattendo a duello si combatte uno contro uno, ovviamente. Non è possibile usare le ampolle cremisi, si possono usare però le ampolle cerulee in numero limitato, quindi non potete curarvi con le ampolle, ma potete usare delle ampolle per ripristinare il mana, ok? Oltretutto, all'interno del duello si combatte per 180 secondi, quindi per 3 minuti, e vince chi uccide l'altro, semplicemente. Quindi appena uno uccide l'altro è dichiarata sconfitta per chi è stato ucciso e vittoria per chi invece ha commesso l'omicidio, diciamo così. Bene, quindi questi sono i duelli. Come vedete, nei duelli non si possono usare le ceneri di spirito. Per le ceneri di spirito poi devo farvi un discorso a parte. Ma per i duelli, se andate nell'arena reale, non è possibile usare le ceneri di spirito, ok? Poi passiamo alla prossima modalità, che è ordalia selvaggia, ovvero tutti contro tutti. Il tutti contro tutti lo trovate a Sepolcride insieme all'alleanza marziale. Quindi se andate nell'arena di Sepolcride non troverete il duello, ma troverete ordalia selvaggia e alleanza marziale. Parlando di ordalia selvaggia, possiamo scegliere il numero di combattenti, quindi possiamo fare qualunque numero: 6 combattenti, 4, 2. Ok? L'ordalia selvaggia funziona così: essendo un tutti contro tutti, si combatte per 300 secondi, quindi per 5 minuti. Si possono usare le ampolle, tutte e due, ma sono limitate. E chi fa più kill vince. Quindi voi volendo potete fare anche un duello in versione ordalia selvaggia, quindi in versione chi fa più kill vince, ok? Nel caso non vogliate fare un duello che finisce appena uno fa una kill.
Potete scegliere poi di combattere tra 4 e 6 combattenti, oltre a 2 ovviamente, e quindi a un massimo le squadre arriveranno a 3 contro 3, ok? Ceneri di spirito no, anche qua non sono disponibili a Sepolcride, nell'arena di Sepolcride, le ordalie selvagge con ceneri di spirito, così come le alleanze marziali con ceneri di spirito non sono possibili, poi vi spiego come farle. Quindi, l'ordalia selvaggia l'abbiamo spiegata, adesso andiamo all'alleanza marziale. Scusate, l'ordalia selvaggia non è 3, prima ho detto 3 contro 3, no, è tutti contro tutti. Quindi potete scegliere 6 combattenti, ma sono tutti contro tutti. Anche se qua non capisco perché mi fa fare 6, 4, 2, se non è a squadre che problema è? Potremmo anche essere 5 senza problemi. Vabbè, comunque, va solo con i numeri pari. L'ordalia selvaggia, ragazzi, è il tutti contro tutti. Scusate per il piccolo errore. Alleanza marziale, invece, è un 3 contro 3 o 2 contro 2 o 1 contro 1, ok? Quindi, alleanza marziale, ci sono due squadre che si sfidano con le stesse regole, più o meno, dell'ordalia selvaggia. Ovvero, abbiamo la possibilità di usare l'ampolle in numero limitato, il combattimento dura 300 secondi, quindi 5 minuti, e vince la squadra che fa più kill. Semplice, semplice. Anche qua non potete usare le ceneri di spirito se accedete all'alleanza marziale tramite Sepolcride. E ecco. Adesso è rimasta, sono rimaste due cose da chiarire, ovvero queste erano le tre modalità principali, ovvero duello, ordalia selvaggia, alleanza marziale. Duello uno contro uno, ordalia selvaggia tutti contro tutti, alleanza marziale invece 3 contro 3. Ok, ma in tutte queste tre modalità, se accedete a queste modalità tramite le loro arene, ovvero arena reale, quindi quella di Lendel per il duello, e arena di Sepolcride per l'ordalia selvaggia e l'alleanza marziale, non potete usare gli spiriti. Per usare le ceneri di spirito dovete andare a Kaelid. Se andate a Kaelid potete usare le ceneri di spirito su tutte le modalità che volete, ok? Inoltre, dalla tavola rotonda potete utilizzare le ceneri su tutte le modalità e scegliere anche l'arena in cui combattete, cosa che non si può fare nelle altre arene. Cioè, se voi andate a Kaelid e volete usare le ceneri nell'arena di Sepolcride, questa cosa non la potete fare, ok? Credo che sia abbastanza chiaro. Bene, quindi abbiamo visto quali sono le modalità e più o meno come funzionano. C'è anche la possibilità di fare un matchmaking con password. In questa maniera praticamente tutti i giocatori che usano la stessa password fanno l'abbinamento insieme, quindi se volete giocare insieme dovete usare questo matchmaking, dovete mettere la password, dare la password a chi volete che faccia il matchmaking con voi e poi entrare in combattimento e vi troverete diciamo insieme, ok? Adesso, dove si trovano queste arene? Ve lo faccio vedere velocemente. La prima arena che vi mostrerò è questa qua, l'arena di Sepolcride. Per raggiungerla, questo intanto è lo start del gioco, no? Noi iniziamo qua, più o meno, al primo passo. Dovrete ovviamente esplorare un po' fino a che non trovate questa grazia qua, la grazia del Sacro Ponte. Teletrasportandovi alla grazia del Sacro Ponte, poi dovrete semplicemente seguire il sentiero. Mettiamo il cavallo ovviamente per essere più rapidi. Vedete, dobbiamo seguire il sentiero non verso di qua, non attraversando il ponte ma tornando indietro, e poi ad un certo punto girare verso destra passando attraverso una foresta. Una volta che siamo passati attraverso la foresta, passeremo sotto delle arcate e un ponte praticamente gigante, e una volta passati sotto il ponte gigante saremmo arrivati a destinazione, ok? Ora io vi faccio vedere tutta la strada. Vedete, questo è il boschetto, e dal boschetto voi poi potete ad un certo punto girare verso destra e raggiungere così il Colosseo. Adesso vi faccio vedere tutto il viaggio, ma in realtà siamo arrivati, non è molto distante. Vedete, lo vedete già in distanza, nella distanza, questo è il Colosseo. La prima volta che arrivate al Colosseo, in realtà, la porta è chiusa, e quindi voi dovrete scendere da cavallo, ovviamente, avvicinarvi
aprire la porta ed entrare nell'arena di Sepolcride. Quindi finalmente possiamo entrare qua. Come vi dicevo, una volta entrati nell'arena, voi potete accedere ai combattimenti, ma questi sono solo Ordalia Selvaggia e Alleanza Marziale e non potete usare le ceneri di spirito, ok? Quindi questa cosa è fondamentale. E quindi questa era la prima arena. La seconda arena alla quale potete accedere è quella di Kaelid. L'arena di Kaelid, come vedete, è qua. Per raggiungerla potete arrivare a questa grazia, una grazia che si sblocca passando per Siofra, ok? Il pozzo profondo di Siofra. Vi faccio una veloce escursione, un veloce excursus. Dovete andare qua, pozzo sul fiume Siofra. Poi scenderete di sotto e arriverete qui. Dovrete attraversare tutta la zona fino a che non arriverete alla fine qua, dove c'è una grazia, la attivate e poi troverete un ascensore attivabile tramite due chiavi di pietra, quindi dovete avere due chiavi di pietra. Attivate l'ascensore e vi ritroverete qua, all'uscita del pozzo di Siofra, e poi potrete attivare la grazia che sta proprio di fronte all'uscita del pozzo. Una volta arrivati alla grazia, quello che dovrete fare è mettervi a cavallo, passare attraverso queste insomma questi cosi che esplodono, ve li ricorderete bene immagino, e poi ci saranno due giganti che sparano frecce, quindi bisognerà cercare di evitarli, perché sennò ogni volta dovrete ammazzarli per raggiungere l'arena. Anche se devo dire che l'unico motivo per cui ha senso andare nelle arene fisiche è ovviamente per vederle ed esplorarle, ma anche perché per sbloccare l'accesso alle arene dalla tavola della grazia perduta dovete averle prima visitate. Quindi prima di poter, oddio mio, prima di poter usare la tavola della grazia perduta per accedere a qualsiasi arena voi vogliate, dovete aver visitato le arene, ok? Io sto cercando di schivare intanto, perché se no, se non l'avete visitate, non potrete accedervi. Quindi zigzagate il più possibile mentre salite. È partita una freccia, mi sa. Eccola che si è schiantata. Ne dovrebbe arrivare un'altra. Ok, dovete andare dietro il vaso. E una volta che siete dietro al vaso, potete entrare nell'arena di Kaelid. Una volta arrivati quindi all'arena di Kaelid, che questa è un po' rossastra, potete accedere ai combattimenti e vedete che ci sono sia l'alleanza che il duello che l'ordalia e le ceneri di spirito solo sì, non potete cambiarle, cioè potete combattere solo con le ceneri di spirito. Questa cosa è importante e ovviamente non potete cambiare nemmeno l'arena. Visto che siete qua, dovete per forza combattere nell'arena di Kaelid. Per una personalizzazione diciamo completa, dovete per forza andare all'arena che sta nella tavola della grazia perduta, ok? Ora vi faccio vedere dove si trova la terza arena, l'arena reale, quella di Leyndell. Dovete partire da il baluardo occidentale della capitale come grazia, vi teletrasportate qua e adesso vi faccio vedere la strada per arrivare nell'ultima arena. Allora partite, uscite fuori e praticamente uscite dalla destra, quindi della zona da cui spawnate, e andate dritti. Allora qua ci sarà da divertirsi, perché in realtà ci sono dei nemici da far fuori per arrivare all'arena. Ovvero, ora vi faccio vedere quando ci arriviamo, perché qua non possiamo usare il cavallo, come vedete. I nemici sono questi qua. Ce n'è uno e ce n'è anche un altro. Volendo potete evitare di farli fuori, però possono entrare nell'arena, quindi la cosa migliore da fare è in realtà farli fuori proprio. Allora, io ho questa spada qua per adesso, che in realtà non è l'arma che scala con scaling migliore, ma li faccio fuori. Uè, che botta. Vai. Ok. Cerco di farli fuori il più velocemente possibile, ma come vedete un po' ci vuole, Ci ridiamo un po' di mana e adesso andiamo a far fuori quest'altro. No, perché altro mana? Perché mi sbaglio tasto, ovviamente. Iniziamo con un colpo a sorpresa. Ancora continuo a sbagliare tasti, ragazzi, scusatemi. Ok.
E voilà, fatto fuori anche lui. Una volta fatti fuori entrambi, ovviamente potrete aprire la porta e arrivare all'arena reale. Arena reale, scusate. Dalla quale potete accedere ai combattimenti. Qui potete fare solo il duello senza ceneri di spirito, ok? Quindi qua siete molto molto limitati in quello che potete fare, e ovviamente il luogo può essere solo l'arena reale. Come vi dicevo, per una massima personalizzazione, quello che dovete fare è andare alla tavola della grazia perduta. Da qua, esaminando la statua di Marika, potete veramente fare i combattimenti che volete, ed è adesso che vi mostro le tre modalità proprio in combattimento. Quindi iniziamo dal duello, proviamo il duello con la cenere di spirito, così tanto per, entriamo in combattimento. Allora, togliamo la password, ok, tolta, e scegliamo un'arena, iniziamo dall'arena di Kaelid, così a caso, entriamo in combattimento e proviamo il duello. Come vedete c'è il matchmaking che si avvia adesso. Io come ceneri ho le ceneri di Milite scheletrico, così a caso. Tutti i combattenti sono presenti e adesso veniamo trasportati all'interno dell'arena. Che è una roba veramente figa, perché è una cosa che aspettavamo da tanto tanto tempo. E voilà! Guardate quanto cazzo è figa! E adesso si combatte. Siamo contro... Lui farà tutta roba... Tutta roba di sanguinamento, perché ha le due katane, lo vedo. Ah, è anche un mezzo profumiere lui, quindi, eh? Ok, facciamo fuori la lacrima, se riesco. Stia madonna! Non ho possibilità di usare... Troia, la Moonlight, e mi ha fatto fuori. E questo, raga, è il duello. Ovviamente il duello finisce appena l'altro ci sconfigge, ok? Purtroppo il combattimento si conclude con la tua sconfitta, ma guardate che cacchio di figata che è il design dell'arena. Ora, facciamo un altro combattimento, però questa volta l'Ordalia Selvaggia in 6. Ordalia Selvaggia tutti contro tutti, e combattiamo... all'arena di Sepolcride. Facciamo così. Entriamo in combattimento. Usiamo anche le ceneri di spirito. Ma sì, facciamo un bel casino. Entriamo in combattimento. Bene, siamo riusciti ad andare in combattimento. Questa volta senza ceneri però. E siamo nell'arena reale. Ok? Come vedete, tutti contro tutti questa volta. Oh, che botta. Non ha registrato il colpo per qualche motivo. Vediamo se ci arrivo. Mi sa di no. Niente. Però... Non l'ho preso! Oh, cazzo! Bravo! Dove cazzo l'ha tirata sta spell? Oh! Mamma mia, questo che cazzo fa? Oh! Ok, fatemi curare, per favore. Ah, cazzo! Vaffanculo. Vedete, quando respawnano... Raga, è un casino. È un casino! Però è veramente divertente. Cioè, a me allora, per il momento, sta piacendo veramente un sacco. Vediamo. Vediamo se becco loro. No, per poco! Ho ucciso! Beccato!
Orco 2! Orco Madoro! Ah! L'ho ucciso! Oh! Madonna, sparano tutti! Bastardo! Ah! È fantastico! È fantastico! E non ho ancora usato le spell, perché sono scemo. Ma usiamo anche le spell. Fiamma del dio caduto. Guardatela, ragazzi! La fiamma che va! E ho preso qualcuno! Raga, che questa c'ha un range fuori di testa. Usiamo anche... Oh, che testa di cazzo questo qua dietro! Vai, cazzo! Ho ucciso qualcuno? No, no, no. Credo di no. Vediamo un po' questa. Oh, che botta! Curate, va. Boom, bomba. Faccio poco danno con questa. La madà! Vieni, vieni, prova a raggiungere. Ma che figata è! Raga, no, quella è una bomba perché ti consente anche di... Ok, ma ci metti un anno a castarla sta spell, sì. Vai, vai, io da lontano lancio sfere di roba che esplodono. Boom! Mamma, guarda che chioppo! No! Non c'avevo lo scudo! Non ho più niente. Tranne questa, però. Bravo, uccidi tutti. No, questo aspetta! Eccolo che spona. Ora, ho finito tutto il mana, però... Ho finito tutto il mana, ho detto, e comincio a fare cazzate. Lui invece ce l'ha, eh! Siamo tanti! Bene, mi sa che la kill l'ha presa lui, però. Oh! Sto testa di cazzo! Sta spawnando un altro qua dietro. No. Ok, è finito il combattimento. Sconfitta! Quante... Ne ho eliminati 4. Vabbè, raga, vabbè. È divertentissimo. Divertentissimo. Questo è tutti contro tutti. Figuratevi a squadre! A squadre! Adesso, infatti, facciamo subito il combattimento a squadre. Pensate se siete anche amici che giocate insieme, è una bomba. Proviamo con le ceneri di spirito. E proviamo, ci manca una sola arena, arena di sepolcri. Vabbè, non ce ne frega. Facciamo qualunque luogo. Così magari... No, è divertentissimo, raga. Mi dispiace, è divertentissimo. Allora, adesso invece proviamo l'alleanza. Siamo 2 contro 2 però, eh. Non siamo 3 contro 3 perché non ne trovavo tanti di giocatori per adesso. Ma... Iniziamo con una bella fiamma del dio caduto. In doppietta. Non solo. Mi ha beccato 2 volte. Stavolta l'ho beccato anch'io. Curati. Porco 2. Questi sono PvP. Sono tosti, eh. Questi sono bravi. Io, raga, non ho mai fatto PvP, quindi no. Non me flammate che ve meno. Ah, cazzo, bastardo. Vai! L'ho beccati entrambi, raga, con la fiamma. Guarda che danno che gli faccio! Mamma mia, raga! Oh, ma lui con lo spadone di Cloud, che figata è! Dove spawnano? Eccolo!
Vai! No, non l'ho preso. C'è un range starma che la gente non si aspetta. Mamma, dico, guarda che lui non mi sta guardando. Con due. Non l'ho beccato. Niente, questo prova a usare la il coso della morte lì, come si chiama? Chi è morto? È morto lui, bene. Senti, ma... Lo becco? Lo becco? L'ho beccato! Ah! Io sono quasi morto però. Altro che... Non ci arrivo? Vai! Cazzo, non ci sono arrivato. Che botta! Oh, Dio cavolo! Vai, bevi. Bene. Cristo Madonna. Toh, pezzo di cazzo. La pioggia di sangue! Mamma mia, raga, ma è una figata! È divertentissimo, è divertentissimo. Cioè, lo so che cambia poco magari dalle modalità precedenti, boh, però è troppo figo. Ok, 2 contro 2, no? Vai, che crocchia che gli ho dato, raga. Vieni, no? Mori! Toh, morto. L'altro. Vai, fiamma del dio caduto. Mi sa che è morto però. Due fiamme. No, l'ho sfiorato. Via, 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 via. Vai. Bravo. L'ho beccato? No, eh. Vai che abbiamo vinto, cazzo. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, raga, divertente, divertente, divertente. E vi ho fatto vedere tutto quello che dovevo farvi vedere. Vi ringrazio per aver visto il video, raga, mi raccomando, mettete like, cosa veramente importante. E niente, penso di avervi detto veramente veramente tutto. Se avete delle domande fatemene ovviamente nella sezione dei commenti, io vi risponderò. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.